Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ospiti. Sono molto lieta di presentare il nostro panel. Il nostro panel internazionale è il panel russo-italo-portoghese, nazionalità nell'ordine di apparizione esclusivamente. Il titolo del nostro panel è Le donne tra lo spazio e la propaganda durante la guerra fredda, nel contesto sovietico, americano e indiano. Cosa cercheremo di fare in queste 2 orette, forse anche meno? Cercheremo di ragionare sulla realtà e sulla propaganda, sull'immagine e sui fatti. E tutto questo nel contesto, come ho appena detto, nel contesto di guerra fredda. Nei paesi direttamente, anzitutto direttamente coinvolti nel conflitto, ideologico prima di tutto e sicuramente strategico-militare, anche se non indirettamente. Per quanto riguarda l'India, il caso di India è che ci offre la possibilità di ragionare come la propaganda del regime, nel caso del nostro relatore, del regime sovietico, questa immagine, questa propaganda è stata trasportata negli altri paesi, nei paesi terzi che non direttamente, appunto, come l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti coinvolti nella guerra fredda. E tutto questo, quindi, il discorso dei fatti, il discorso di propaganda, tutto questo noi esamineremo nell'ottica degli studi di genere, ovvero come la propaganda americana e sovietica plasmava l'immagine delle donne negli interessi dei propri regimi. E insieme alle tecniche di propaganda, come nel caso di Elisabetta Girotto, le tecniche di propaganda che usavano gli americani, soprattutto nel cinema, nei film, e l'immagine di donna che veniva creata in questi film, nel mio caso, invece, l'immagine di donna cosmonauta, la donna nello spazio, quindi l'immagine di una donna che faceva il mestiere e la professione non tanto femminile, non tipicamente femminile. E finalmente come la propaganda sovietica di stampo femminista era esportata dall'URSS in India. E prima di chiudere la mia introduzione, perché non vorrei rubare il tempo e lo spazio ai nostri relatori, vorrei dire che abbiamo un altro filo conduttore che unisce tutte le nostre relazioni e che sarebbe lo spazio. Lo spazio perché? Perché Elisabetta, ad esempio, analizzerà la propaganda americana nel cinema dedicato allo spazio. Quindi la figura femminile astronauta, no? Presentata nei film spaziali, no? Nel cinema spaziale americano. Nel mio caso sono vere e proprie cosmonaute, le protagoniste, no? Quindi le donne che facevano il mestiere puramente ancora all'epoca maschile. E nel caso di Severian abbiamo un caso molto interessante, cioè l'uso del tema dello spazio, delle conquiste dello spazio sovietico nel contesto indiano, in India. E niente, a questo punto io spero di aver creato un quadro generale del nostro panel. Devo ringraziare anche la nostra discussant Virginie Baptiste che si è collegata a noi. Dal Portogallo, quindi abbiamo anche 3 paesi diversi che uniamo in queste 2 ore. E quindi la ringraziamo perché ha accettato il nostro invito all'ultimo momento. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi, quindi la ringrazio fin dall'inizio per aver accettato la nostra proposta. Niente, quindi passo alla nostra prima relazione, Elisabetta Girotto. La mia amica e ricercatrice che io stimo molto, che lavora nell'ambito degli studi di genere. Elisabetta è ricercatrice presso l'Università Nova di Lisbona, Istituto di Storia Contemporanea,
studiosa di storie di genere della famiglia, con particolare riferimento agli ambiti della storia socioculturale e politica del periodo fascista e del secondo dopoguerra. È anche esperta in comunicazione audiovisiva. Niente, cedo la parola a Elisabetta. Prego. Grazie Olga, soprattutto per non aver detto collega e aver detto amica, che mi piace molto di più. Allora, buongiorno a tutti, io non vedo nulla ovviamente, quindi buongiorno a tutti, vi condivido lo schermo e niente, io oggi intanto grazie per Olga per l'invito perché hai ideato questo panel, è fantastico, è già la seconda esperienza che facciamo anche su altre tematiche e devo dire che lo spazio è molto affascinante. La specialista è lei e io no, però cercherò oggi di promuovere una riflessione sulla rappresentazione delle donne lavoratrici nei film prodotti dall'USIS, che è l'United States Information Service, e poi farò un accostamento un po' particolare, ovvero sui film fantascientifici degli anni 50. No, rimarrò proprio nel secondo dopoguerra perché Olga poi inizierà la sua riflessione a partire dagli anni 60, andrà agli anni 70 e ci descriverà il magico mondo della Russia e dello spazio, per poi concludere col nostro caro amico che ci racconterà dell'India, come Olga ci ha appena detto. Allora, iniziamo subito, che non mi va il PowerPoint, molto bene. Sì, iniziamo subito per descrivere un pochino il fondo USIS, ovvero il fondo USIS, benessere, consumi e tempo libero e lavoro erano le parole d'ordine della campagna di informazione promossa dall'United States Information Service, ossia la propaganda statunitense volta a realizzare dei film di propaganda a sostegno del piano Marshall. I documenti prodotti e diffusi per conto degli Stati Uniti erano spesso in coproduzione con l'Italia. Tranne alcune eccezioni, sono stati per lo più prodotti fra il 48 e il 59. I cortometraggi, pur utilizzando i linguaggi della propaganda, avevano finale didattico, informativo e pedagogico. Si propongono di valorizzare gli aspetti politici, culturali, sociali e artistici della tradizione degli Stati Uniti. Ciò non toglie che molti dei temi e dei soggetti rappresentati riflettono l'esigenza di comunicare con spettatori estranei alle vicende statunitensi. Pertanto, i registi nell'elaborazione dei contenuti prestarono attenzione a proporre luoghi e situazioni familiari al grande pubblico nostrano. A ciò si aggiunge la scelta di reclutare interpreti, in questa direzione vanno proprio queste scelte, interpreti noti, esemplare è il caso di Giulietta Masina, che interpreta, che veste i panni di una casalinga e moglie di un operaio, madre di un'operaia, in Un'idea in cammino. I film erano divulgati nelle sale cinematografiche, nelle sale parrocchiali, proiettati durante le feste di paese. Per quanto attiene la realtà italiana, è opportuno sottolineare che il 1956, in accordo con la Presidenza del Consiglio, fu fatto un progetto fantastico, secondo me, perché fu progettato un treno speciale dove ogni vagone era adibito a fare propaganda. Uno era adibito a riviste, manifesti, materiale fotografico. E poi ce n'era uno che si apriva quando era fermo in stazione e lì diventava una grande sala di proiezioni. Ci sono delle immagini che sfortunatamente non ho potuto reperire a causa delle difficoltà ad andare in archivio, in cui si vedono intere famiglie che col barroccio arrivano alla pressa della stazione e pongono le sedie per terra e si godono questo spettacolo che era inconsueto. Immaginate i paesini di campagna. E poi la cosa divertente è anche che alcuni momenti di questo incontro erano dedicati ai più piccini con la trasmissione di cartoni animati, ovviamente cartoni animati molto particolari. I temi che vi dico oggi, l'analisi del fondo documentario USIS evidenzia come più che gli aiuti al piano Marshall, i cortometraggi alludevano alle realizzazioni attuate con i fondi stanziati nell'ambito del piano stesso. In particolare, 60 pellicole prodotte dal 48 al 53 rispecchiano le idee di progresso elaborate forse già durante la guerra, che come ha sottolineato Elwood,
ruotava attorno alla nozione di crescenti standard di vita ovunque, di benessere economico come chiave di stabilità sociopolitica. A questo riguardo appaiono significativi i cortometraggi Storia di un salvataggio, che utilizza la tecnica di cartoni animati, come vi annunciavo, e la struttura narrativa della favola. Oppure Dobbiamo vivere ancora, che si serve della metafora per descrivere nuove tecnologie che contribuiscono alla modernizzazione dell'Italia. O Andiamo all'Europa in cammino, in cui vengono illustrati gli interventi dei diversi paesi europei, fino alle numerose pellicole dedicate ai progressi nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, dei trasporti, delle comunicazioni. Prima di entrare nel vivo della ricerca, vorrei dirvi come si procede, come io procedo a una lettura dell'immagine. Perché leggere un film o un cortometraggio o comunque un documento audiovisuale non è così scontato. Si procede a una lettura stratificata del linguaggio iconografico, ovvero l'inquadratura, si contestualizza le diverse produzioni cinematografiche e si ripercorre la genesi del film. Si capisce perché è stato, si cerca di capire perché è stato realizzato e si studia il cast. Sì, la lettura stratificata dell'immagine prevede lo studio, la riflessione sui luoghi di ambientazione, degli oggetti ricorrenti, dei ruoli dei protagonisti e dei co-protagonisti, del profilmico, che è fondamentale, ovvero tutti gli oggetti, tutti i piccoli particolari che servono per ricostruire un quadro insieme. Poi il montaggio della pellicola e soprattutto le omissioni iconografiche e semantiche, che sono consapevolmente volute. Poi dobbiamo porci il problema del tempo della narrazione e del tempo del racconto, che spesso sono discordanti. L'analisi del commento della voce fuori campo e infine l'analisi dei copioni e delle sceneggiature, cosa che è estremamente difficile perché la maggior parte dei copioni e delle sceneggiature non si ritrovano, perché i materiali degli anni 50, come nel fondo USIS, come materiali che si trovano nelle teche RAI, sono rinchiusi in dei magazzini e sfortunatamente non sono neanche stati catalogati. Allora, il lavoro e la sua rappresentazione. Sì, la programmazione USIS dedicò ampio spazio alle tematiche legate al lavoro, introducendo concetti come modernizzazione e produttività, volti alla ricerca di benessere della famiglia. Ecco allora che i protagonisti, i propagandisti, adottando uno stile narrativo spesso ridondante, ammiccante, volto a far breccia nella comunità italiana, tentano di promuovere e esportare modelli americani, che rispecchiano lo style of life americano. Ogni documento, oltre a descrivere i risultati di un'incipiente modernizzazione, mostra e spiega i passaggi che l'hanno accompagnata e resa possibile. Il periodo di maggior fioritura di questo filone cinematografico è compreso tra il 52 e il 58, ovvero il momento dell'esponenziale crescita socio-economica italiana, ma non solo italiana, direi europea. Come vedremo, però, le diverse rappresentazioni cinematografiche delle donne lavoratrici promuovono modelli e stereotipi legati a pratiche e prassi che fondano le radici in un sistema di valori misogino e patriarcali. Il sistema di valori ovviamente era quello americano, filtrato, riadattato, però teniamo sempre ben presente che è americano. È per questo che ho dato il titolo alla prossima slide, USA, United States, a due velocità. Gli Stati Uniti si raccontano all'Europa attraverso la costruzione di immagini femminili che assumono i tratti di eroine di un'incipiente modernizzazione della società occidentale. Esemplare, le pellicole, la scuola dei grandi, Uniti per la libertà, Oggi e domani, scuola rurale, aerei per difenderci. Sul piccolo schermo si avvicendano quindi contadine, sarte, cuoche, infermiere, ma anche figure che ricoprono ruoli come macchiniste, avviatrici, capostazioni, ingegnere, farmaciste, hostess, avviatrici. Si tratteggia un'apparente modernizzazione, ma se si analizziamo i film emerge come le donne ritratte siano belle, giovani e non sposate. Soprattutto questo. Le donne lavorano, studiano, sembrano avere un ruolo centrale e autonomo nella famiglia e nella società. Tuttavia, se si analizza in profondità la struttura narrativa, appare chiaro l'obiettivo dei registi. Giocano proprio sulle contraddizioni e sul simbolismo.
si intende mostrare un radicamento di valori tradizionali attraverso l'accentuazione ironica degli apparenti fattori di novità e di cambiamento. Riemergono i valori dominanti della mentalità comune e si percepisce quanto il diritto all'individualità appaia implicitamente riservata alla sfera maschile. Tutto prima del matrimonio e tutto per la costruzione del lieto evento e della futura famiglia. Il messaggio tranquillizzante è ribadito costantemente dalla voce fuori campo e sebbene trasmesso fra le righe nell'immagine iconografica, finisce per riconfermare quella vocazione all'obbligatività del destino di ogni donna. Qui ho messo due fotografie, due esempi, una è l'idea in cammino, ovvero la figlia di Giulietta Masina, che come vi ho detto prima era la moglie di un operaio e la madre di questa giovane ragazza operaia, che anche lei, questa giovane ragazza, che cosa voleva fare? Inventò una cuffietta per guadagnare il premio produttività. E lei molto vezzosamente la indossa dicendo, mi dispiace non posso dare il pezzettino di film, ma dicendo che tutte le sue amiche l'avevano invidiata e aveva avuto un'idea fantastica e aveva guadagnato questo premio, ma non questo premio non era per viaggiare, per costruirsi un futuro, no, era per il Corredo, non ci sbagliamo. E poi abbiamo questa immagine che è la prima capostazione di San Paolo, e questa è un'immagine fantastica perché è in divisa e è una donna giovane, anche lei, e dalle interviste che quando lei ha detto un'intervista all'USIS, ma anche alla RAI, questa giovane donna disse sì, io sono molto contenta di fare questo lavoro, sono molto felice, però lo farò fino a una certa età perché mi sposerò e quando mi sposerò mi dispiace ma dovrò abbandonare. Beh. Allora spostiamoci nello spazio. Nel 1946 il NHA dette avvio alle prime missioni spaziali. D'altro canto il Congresso degli Stati Uniti, allarmato dalla minaccia russa, perché si sentiva insicuro, no? E di perdere la leadership, e una grande esperienza che si chiama la crisi dello Sputnik, a me quando io ho pensato alla crisi dello Sputnik mi è venuto in mente il vaccino nel senso che prima c'era la corsa allo spazio e ora c'è la corsa ai vaccini, chiusa la parentesi, perché la corsa allo spazio, ma non è una cosa banale, la corsa allo spazio era un'affermazione del potere, no? Del potere occidentale, in questo caso occidentale, ora la corsa al vaccino è ancora un'affermazione del potere, dallo spazio siamo scesi sulla terra. Il presidente Eisenhower, tornando a noi, il 12 gennaio del 58 affidò all'NHA l'organizzazione di un comitato speciale per la tecnologia spaziale, guidato da Stever. Il 14 gennaio ancora del 58 il direttore Dari pubblicò un programma di ricerca nazionale per la tecnologia spaziale, affermando che è di grande urgenza e importanza per il nostro paese, cioè gli Stati Uniti, da un punto di vista di prestigio come nazione, sia della necessità di militari che questa sfida sia affrontata da un energico programma di ricerca e sviluppo per la conquista dello spazio. Una nuova sfida politica e tecnologica che comportò una modernizzazione strutturale del paese e che vide coinvolte anche le donne, impiegate soprattutto però nelle diverse industrie satelliti all'impegno a tutto ciò che riguardava l'industria aerospaziale, cioè le troveremo a farle operare per produrre il motore, per produrre una turbina, per produrre questo, ma negli anni 50 l'immagine della donna nello spazio, ovvero l'immagine della donna cosmonauta, dovremo attendere alla fine degli anni 60. Andiamo avanti, ruovi di visibilità del femminile. I documenti audiovisivi che trattano i temi legati alle missioni aerospaziali sono rarissimi negli USIS. Fu preferito infatti privilegiare temi più aderenti ai bisogni e ai gusti del grande pubblico. Perché? Perché se gli USIS proponevano in Europa un'immagine di donna troppo emancipata, la popolazione europea si sarebbe scioccata e sarebbe entrata in contrasto con i valori, no? E anche perché la società americana comunque aveva più sfaccettature, ovvero non era una società
votata, promossa al progresso, ma era anche una società con un forte attaccamento, un radicamento nelle tradizioni. Basta pensare, non pensiamo a New York, dobbiamo pensare anche a tutta l'America profonda, e quando noi parliamo di Stati Uniti. Da non sottovalutare però i cortometraggi che illustrano le novità dell'avventura spaziale, la presenza femminile è sempre presente nella scena. Non come protagonista, l'eroe di chi è quello che detiene la scena è maschile, ma è ritratta come figura indispensabile, veste pane dell'operaia, vetrice, moglie, fidanzata, infermiera, che collabora alla buona riuscita delle imprese spaziali. Esemplare il documento Rivista Cinematografica 58, dove viene lodato e esaltato il lavoro di una giovane aviatrice, in realtà un po' bruttina, che si occupa di rifornimenti militari. La voce Caripanco sottolinea per tutto il film come la donna sia giovane e che l'avventuroso compito, sentite bene, si sarebbe concluso magari con un bel matrimonio con un ufficiale. Pertanto, il lavoro era solo per le giovani, fino al matrimonio. Io ora sto veramente tagliando con l'accetta, è molto più sfaccettato, ma ho 5 minuti? Bene, non arriveremo mai. E quindi taglierò ancora di più con l'accetta. Nel luogo di lavoro si trova un buon partito, anche le più bruttine sono rese affascinanti dai loro compiti e missioni e quindi possono aspicare a coronare il loro sogno di bambine. Anche le figure più emancipate, simbolo di modernità, in realtà sono rappresentate e costruite tenendo sempre presente la naturale ispirazione e inclinazione delle donne. Costruire la famiglia e la cura dei figli, del marito e della casa. Insomma, si inneggia alla rinuncia dell'individualità, alle aspirazioni femminili in favore di un modello rassicurante di donna. Un'indipendenza apparente, un assaggio di libertà per le giovani, sempre messe in guardia di non assuefarsi a quel periodo di libertà, ma di costruire le basi per utilizzare il presente per poi creare e costruire un futuro stabile. Cambiamo la prospettiva. Olga, lo so che c'ho 5 minuti, ma ne uso di più. E osserviamo da un'altra angolazione, ovvero dall'irrealtà, dalla fantascienza. Quindi andiamo dalla propaganda alla fantascienza, l'irreale. Perché faccio questo? Perché l'irreale è l'oscillazione tra spettacolo e minimente popolare, interpretazione che gli studiosi ne hanno dato, pone la fantascienza nei discorsi più affascinanti del cinema. Forse perché essa, parlandoci del futuro, suggerisce le tensioni del presente. È proprio questo, le tensioni del presente, è uno specchio. Descrivere le paure, le necessità e le contraddizioni delle società coeve, che subiscono modifiche sia nella sfera privata che in quella pubblica. Sottolineare le trasformazioni societarie scatenate dall'avvento catastrofico sulle aree, come causa e effetto di una messa in discussione delle coordinate politiche ormai date per consolidate. Mettere in luce le fragilità dei sistemi politici e la loro presenza nel tessuto sociale verso una riorganizzazione centralizzata del potere. Anche qui la sfera di genere nei film fantascientifico, dove si avvicendano modelli e stereotipi femminili e del maschile, si dimostra osservatorio privilegiato per intracciare continuità, cesure che contraddistinguono la società contemporanea, in questo caso americana, statunitense. Analizzare i film fantascientifici con un approccio di genere consente di riflettere sulle modalità con cui il confronto e lo scambio continuo tra fiction e reality pone le basi per la costruzione di un'identità collettiva. Negli anni 50 la fantascienza si affranca dalle riviste pulp dirette a un pubblico di adolescenti per presentarsi al grande pubblico. Si assiste all'affermazione quindi del film, basta pensare a Ultimatum alla Terra, a Forbidden Planet. Malgrado vi sia un'attenzione a promuovere dei lavori originali, innovativi, sia sotto il profilo delle ambientazioni che dei linguaggi cinematografici, l'immagine e il protagonismo della figura femminile, benché rappresentata in contesti surreali, resta indissolubilmente ancorata a stereotipi e modelli consolidati della cultura occidentale statunitense.
Se nelle locandine primeggiano immagini patinate di pin-up dalle forme sinuose e conturbanti, dall'intreccio del racconto l'immagine femminile, bisognosa dell'approvazione dell'eroe maschio, è appiattita in una sfera privata, dove le consuetudini legate a vicende sentimentali e amorose la rendono inerme di fronte ai cambiamenti. Sono hostess del cielo. Donne di casa nello spazio, apparentemente moderne, emancipate, ma la costruzione del personaggio rimanda a modelli e stereotipi ancorati nella tradizione del reale. Qui vediamo Forbidden Planet, bellissima donna, bionda, affascinante, sinuosa, nelle mani del mostro macchina. Qui si aprirebbe una parentesi sul cyborg, ma chiudiamo. E poi abbiamo Leslie Nielsen, protagonista di Forbidden Planet, che è un'immagine fantastica, perché questa è una donna eterea, acciatura composta, tipica mogliettina degli anni 50, con le labbra tinte di rosa, con gli occhi sgranati dalla paura, che forse cerca protezione dal suo compagno, a cui sta sempre una spalla indietro. E questo è fondamentale. La donna è sempre una spalla indietro e richiede protezione. Ma non solo, intralcia, perché è la donna che causa sempre problemi e che intralcia la missione. Quindi la donna è ritratta anche negli anni 60, poi che potremmo aprire una parentesi enorme, come hostess, come colei che supporta l'uomo, che lo supporta anche nello spazio, che lo aiuta, cerca di agevolarlo. Vado alle conclusioni rapidamente. Il lavoro femminile, riassumendo, anche le professioni più atipiche, rispettano nella rappresentazione i retaggi culturali del periodo. Ma d'altra parte però filtrano anche nuovi trend di moda, di corpo, aspettative e angosce delle società contemporanee. In modo più o meno marcato si nota come le diverse produzioni volgono sempre a lieto fine. Con un irridente matrimonio dove la donna si spoglia di le vesti di infaticabile lavoratrice per concentrarsi nella sua più alta missione di madre e custode dei valori domestici. Coloro che non rinunciano ad affrancarsi da questa apparente libertà, forse le bruttine o di mal carattere, come ci spiega Padre Atanasio su Famiglia Cristiana, finiranno sole nell'amarezza e nel rimpianto. La rappresentazione del femminile, ancorata a stereotipi tradizionali, fino almeno agli anni 70, si dimostrano un utile strumento per assicurare e guidare l'interpretazione di uno spettatore, spesso disorientato dalle trasformazioni in atto, veicolate dalla modernizzazione e, nel caso della fantascienza, delle tensioni di una catastrofe, di una forte spinta verso il futuro. L'universo del femminile, fatto di figure stereotipate, di modelli, da un lato è custode dei valori tradizionali della società, in questo caso, e dall'altro introduce nuove prassi e pratiche di modernità. Infatti, la figura femminile introduce anche degli elementi di modernità. È come se fosse un paravento, ovvero la donna tenta di nascondere la modernità con la tradizione, per rassicurare. Se la propaganda tenta di tenere insieme modernità e tradizione, le produzioni fantascientifiche dichiarano sin da subito il protagonismo della sfera privata, a discapito di un'indipendenza e di emancipazione femminile. La dimensione pubblica della donna, che emerge e si afferma con il lavoro, viene meno nelle produzioni fantascientifiche, in presenza di un sistema politico misogino, garantista, impreparata a fronteggiare i reali cambiamenti societari. Scusate del tempo in abuso, grazie. Allora, ora riprendo io un'altra volta la parola, ci siamo divise questi compiti, e presento Olga, che è una mia amica e che abbiamo cominciato a fare questo percorso insieme, è meraviglioso. Olga è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di Studi Internazionali dell'Università di Padova. Fa parte del progetto internazionale Horizon 2020, Investing and Shared Science Diplomacy for Europe. In particolare si occupa di diplomazia scientifica sovietica durante la Guerra Fredda, che è un argomento fantastico. Poi i suoi campi di interesse sono la storia politica estera dell'URSS e della Russia, e diplomazia culturale e scientifica e gender studies. Ha
Ha scritto un favoloso libro che è uscito nel 2019, io ho il titolo in russo ma non ci provo nemmeno, in italiano Lo specchio del nemico, rappresentazioni della Russia sovietica in Italia nel periodo tra le due guerre. E seconda edizione Airo 21, Mosca 2019. Allora darei la parola ad Olga, ringraziandola, ringraziando tutti voi per la pazienza e buona Grazie conferenza. Elisabetta, grazie. Ti chiedo solo la cortesia di chiudere la visualizzazione. Di che? Beh, giusto? Che O devo chiudere? posso cominciare a condividere io? Io non ho chiuso, scusa. No, va bene, Però non ci torno più ora. Mamma mia. Aspetta. va bene. Oppure posso cominciare a visualizzare? No, impossibile iniziare a condividere, mentre l'altro sì. Aspetta, perché non mi si apre più la pa non mi si apre più nulla. Aspetta. No, aspetta un attimo che non mi si apre più nulla. Ma non ti preoccupare, tanto. Allora, qui ho chiuso Olga. Qui andiamo col PowerPoint. Benissimo. Ci sono. Ok, allora io quindi ci spostiamo dall'America al contesto sovietico, ci spostiamo dal cinema, dalla rappresentazione cinematografica verso la realtà. Infatti, quando dicevo che noi ragioneremo sia sulle immagini create, la propaganda e anche sulla realtà, infatti il mio caso è lo studio di un tentativo di studio di una vera e propria situazione in cui si trovavano le donne sovietiche volenterose, insomma, di intraprendere la carriera di cosmonaute. Nella società sovietica, quindi parliamo degli anni, a cominciare dagli anni 50 e finiremo con gli anni 80, giusto due parole sugli anni 90. Comincio come piace sempre a me, come secondo me è giusto che tutti gli storici ragionano anche sui dati, sui numeri, comincio dalla statistica per dare anche un quadro generale della situazione. A sinistra vedete, intanto queste due immagini sono state prodotte da Roscosmos, l'agenzia spaziale russa. A sinistra vedrete questo grafico che rappresenta il numero delle donne in totale volate nello spazio e divise per nazione. Dal 61, quindi il primo volo, fino all'anno scorso, nello spazio ci sono state 569 persone, di cui 60 donne. E di queste 60 donne, solo 4, io direi solo, appunto, in confronto agli Stati Uniti, che hanno mandato 46 donne nello spazio, l'Unione Sovietica e la Russia contemporanea, solo 4. Poi abbiamo Canada 2, Giappone 2, scritto in russo, perciò io traduco, Cina 2, Drughi in giallo sarebbe altre, e giusto per correttezza, tra queste altre quattro c'è anche un'italiana, la cosmonauta italiana Samantha Cristoforetti, che poi tornerà probabilmente nello spazio. Quattro donne, chi sono state? Ovviamente la più famosa, perché la prima è Valentina Tereshkova del 63, e qua adesso ci spostiamo verso destra, la seconda foto. Svetlana Savitskaya è la seconda, che è volata nello spazio due volte, nell'82 e 84. Poi abbiamo Yelena Kondakova, e già ci spostiamo verso la Russia contemporanea, quindi nel 94-97, due volte per Kondakova. E poi finiamo con Yelena Serova, che è volata una volta nel 2014 e ha lavorato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E quindi io mi sono chiesta come mai siamo stati i primi noi a lanciare la donna nello spazio nel 63 e poi abbiamo perso questo primato nei confronti soprattutto delle donne americane che hanno superato per numero sicuramente le donne russe. Però prima di arrivare magari a provare a rispondere a questa domanda, mi sono posta un'altra domanda per partire: perché è stata proprio l'Unione Sovietica a mandare nello spazio, a far volare la donna nel 73? Vorrei citare Ponomarева. Valentina Ponomarева era la cosmonauta di riserva, nella team di Tereshkova.
quindi la squadra che è stata formata nel 61 e Tereshkova è volata, ripeto, nel 63. Quindi Ponomarev diceva: siamo stati educati sul principio di uguaglianza e ci consideravamo non peggio degli uomini. Questo è stato il leitmotiv della mia educazione, non solo mia, della mia generazione. Libri preferiti alla nostra infanzia, i film, canzoni e in generale tutta l'atmosfera di quei tempi formava tale percezione del mondo, cioè che donne sono uguali agli uomini. Infatti qua vedete, io non per caso ho scelto queste foto delle donne sportive che marciano sulla Piazza Rossa, la donna con questo simbolo dell'Unione Sovietica vicino all'uomo. Anche durante le gare sportive, insomma, la donna, di questo adesso non vorrei parlare perché è un altro argomento, la donna nell'Unione Sovietica è stata riconosciuta la parità dei generi nell'Unione Sovietica, quindi non si metteva in discussione la questione di parità del femminismo, dell'emancipazione, perché adesso non mi ricordo l'anno esatto, era nel 30 se non mi sbaglio, è stato ufficialmente riconosciuto che le donne hanno raggiunto lo stesso stato sociale uguale agli uomini, e quindi la questione non è più mai stata sollevata. La società sovietica, appunto, già negli anni 30-40 offriva alle donne desiderose di intraprendere la carriera da aviatrice, ovviamente, anni 30-40 sono aviatrice, e nel settore, appunto, esclusivamente maschile, come quello aereo prima e aerospaziale dopo. Esistevano queste associazioni, nel 27 è stata formata, creata Ossa Vyachim, società per la promozione della difesa dell'aviazione e della chimica, dove potevano partecipare le donne che volevano imparare a volare sull'aereo, guidare gli aerei. Nel 51, in base a Ossa Vyachim, è stata fondata l'Associazione Volontaria per Cooperazione con l'Esercito, l'Aviazione e la Flotta. È proprio quell'associazione dove Savitskaya, no, la seconda cosmonauta, ha cominciato la sua carriera prima come paracadutista e poi come aviatrice. Negli anni 30, giusto per far capire come mai Tereshkova, come mai l'Unione Sovietica, negli anni 30 esistevano già le donne sovietiche, le famose pilote, che hanno raggiunto dei livelli altissimi nella loro carriera, facendo dei primati mondiali, come ad esempio vediamo a destra questa foto del 38, il volo sull'aereo Rodina, che in italiano sarebbe Patria, dell'equipaggio composto da Drisa Dubova e Sipienka Iraskova, tutte le aviatrici che poi parteciperanno anche durante la Seconda Guerra Mondiale, alcune purtroppo moriranno. E anche questa immagine di donna che vola, che è quasi normalità, che la donna guida l'aereo, lo vediamo in questo film del 73, un film leggendario, post-guerra, ma comunque un film molto vicino ancora verso la guerra, che si chiama Solo vecchi vanno in battaglia. È un film dedicato ai piloti militari, ai piloti degli aerei, dove si incontrano queste due squadre, escadriglie. Femminile e maschile, nascono ovviamente le storie, e qua vediamo queste donne che guidano gli aerei militari, combattono contro i tedeschi nel cielo. Andiamo avanti, anni 60, anni 70, anni 60, nasce un nuovo sport per le donne, in cui le donne partecipano, acrobatica aerea. Nel 64 il primo campionato mondiale, nel 60, nel 64 il quarto campionato mondiale in cui partecipano le donne nella squadra nazionale sovietica. Poi accade una cosa, questa è la squadra del 72, accade una cosa molto interessante. A tutti i livelli, a cominciare dalla città, poi regione e poi la repubblica, no? C'erano 15 repubbliche nell'Unione Sovietica, per formare la squadra di piloti dell'acrobazia sportiva bisognava avere almeno una donna nella squadra. Quindi anche quelli, diciamo, i grandi misogini, no, dell'aviazione furono costretti a far volare le donne nelle loro squadre.
Perché parlo di paracadutiste, di aviatrici? Perché erano loro che hanno creato, diciamo, la base, che poi è diventato, insomma, la base di cui chi doveva e poteva ha scelto chi poi volerà nello spazio. Infatti arriva il momento, il 12 aprile 61, il primo volo dell'uomo nello spazio, e parte subito l'idea, cosa facciamo di diverso, cosa facciamo di nuovo per colpire il mondo? Ed è nato, sembra che dicono che, insomma, nelle memorie, nei documenti, si dice che l'idea è nata nella mente di questo personaggio, che sarebbe Kamanin, Nikolai Kamanin, responsabile dell'addestramento dei cosmonauti sovietici, di far volare una donna. L'idea è piaciuta molto a Keldysh, questa foto, Mstislav Keldysh era per diversi anni il direttore dell'Accademia. Il presidente dell'Accademia delle Scienze sovietica, e di questo personaggio, che forse è ancora più importante di tutti questi, che sarebbe il fondatore dell'industria spaziale sovietica, Sergei Korolev. Quindi loro tre si presentano davanti alla direzione dell'aeronautica militare e chiedono l'appoggio per promuovere l'idea azzardata di lanciare la donna nello spazio. In dicembre 61, quindi passati, non sono forte in matematica, 7 mesi, no, 8 mesi dal volo di Gagarin, si decide di selezionare una donna per far lavorare, volare appunto dopo 2 anni. La prima squadra, le prime donne selezionate erano cinque, qua manca una. Questa ovviamente è Tereshkova, che poi diventerà una grande, Valentina Tereshkova, la prima cosmonauta in assoluto nel mondo. Mi piace molto questa slide, no? Perché qua voi vedete proprio questa crescita di carriera che è riuscita a fare Tereshkova. Appena lei è atterrata il 19 giugno del 63, è subito diventata la tenente. Khrushchev, quando ha scoperto che le hanno dato solo il grado, assegnato solo il grado di tenente, si è arrabbiato e ha detto no, la promuoviamo subito al comandante, è diventata comandante, scusate, capitano, il capitano dell'aeronautica. Nel frattempo lei diventa l'eroina nazionale non solo dell'Unione Sovietica, ma anche di altri paesi come Bulgaria, Vietnam, Cecoslovacchia, Mongolia, Cuba. Nel 65 lei diventa maggiore e 9 mesi dopo tenente colonnello. Nel 68, adesso vado velocemente, diventa presidente del Comitato delle Donne Sovietiche. Nel 69 vicepresidente della Federazione Democratica Internazionale delle Donne. Nel 71 membro del Comitato Centrale del PUSC, che non è una cosa da poco. Nel 64 deputato e membro del Presidium del Supremo Consiglio dell'URSS. Presidente della Società dell'Amicizia dei Popoli dell'Unione Sovietica, e di questo parlerà Severian. E 6 anni dopo il volo, Tereshkova si laurea all'Accademia dell'Aeronautica e riceve un grado di colonnello dell'Aeronautica per finire la sua carriera militare come generale, la prima generale donna nell'esercito sovietico. Purtroppo, nonostante tutti questi titoli, la fama, la propaganda, i viaggi, l'immagine, il volo non è andato bene. Adesso non voglio scendere nei dettagli tecnici. Non è andato tanto bene che Korolev decide di chiudere. Insomma, non era sicuro neanche tanto prima, non è sicuro dopo, anche se, diciamo, in primi anni lui pensava anche di far volare due donne, una team, no? Di due donne nella stessa navicella, e 4 donne che sono rimaste sulla Terra continuano ad allenarsi fino a quando Korolev non muore nel 66 e subentra il suo ex vice Mishen, che poi chiude. Lui era proprio contrario ai voli femminili, e lui chiude il programma. Rinasce l'idea dei voli femminili nella seconda metà degli anni 70, quando, cioè, per farvi capire, quando è volata Tereshkova, è volato nella navicella spaziale che ha girato per 3 giorni intorno alla Terra, non sulle orbite terrestri, e poi è scesa giù.
Negli anni 70 l'Unione Sovietica ha già accumulato tantissime esperienze nei voli prolungati, no? Abbiamo già non solo la navicella che diventa un mezzo di trasporto verso la stazione spaziale, quindi altre condizioni di vita, no? Non è più gli spazi così stretti come la navicella, è già la stazione, già l'esperienza accumulata per anni, quindi diciamo è diventato meno pericoloso, più sicuro e soprattutto nascono altri interessi, cioè come può agire, possono agire le condizioni a gravità zero sul corpo femminile. In più, il capo costruttore dell'industria spaziale diventa Valentin Glushko, un grandissimo rivale di Kraljov, che rinasce l'idea. Lui ripensa questa idea di prendere i voli femminile, lancia la selezione, quindi è stato appoggiato dai livelli, altissimi livelli politici, lancia la selezione e vengono scelte 3-4 donne che cominciano ad allenarsi. Qua un interessante ricordo di Rolz Agdiev per diversi anni è stato il presidente dell'Accademia dell'Istituto per le Ricerche Spaziali dell'Accademia delle Scienze. E Sagdiev racconta che lui faceva parte della commissione che doveva scegliere la donna, la cosmonauta. E si ricordava che nel momento in cui la commissione doveva decidere, Glushko ha detto: ragazzi, adesso pensiamoci un attimo, i nostri spettatori, tutto il popolo sovietico non ci perdonerà mai se noi facciamo vedere sulle TV sovietiche una donna poco attraente. Insomma, quando deciderete dovete anche pensare a questo aspetto, no? Non poco importante. Ed è stata scelta Svetlana Savitskaya, no? Svetlana Savitskaya ha cominciato la sua carriera da paracadutista, dopo ne dico due parole, è diventata la collaudatrice degli aerei supersonici, ecco. E quindi lei aveva alle spalle, aveva tantissima esperienza di volo, no? Anche laureata, insomma, nelle materie tecniche. E non è una donna, ecco, scelta per caso. Vola lei nel 82-84, di nuovo un primato sovietico, perché nell'84, anche se nell'83 è già volata la prima donna americana, nell'84 Savitskaya per la prima volta esce nello spazio aperto e quindi esegue alcune operazioni, alcune attività extraveicolari nell'84. Come dicevo prima, altre donne russe sono volate negli anni 80, 84-87 a sinistra Yelena Kondakova e a destra Sirova, Yelena Sirova. Quindi, nonostante tutto questo, diciamo, questo quadro, no, in cui io ho presentato la donna come una parte molto attiva nell'industria aerospaziale, partecipa come gli uomini ai voli. In realtà non era tutto così facile, anzi. Esistevano tantissimi stereotipi, no? Non solo nella società, ma anche e soprattutto nella mente di chi ed erano gli uomini che prendevano la decisione sul programma, no? Sui progetti, sulle prospettive dello sviluppo dei voli pilotati. Ad esempio, Kraljov stesso, no? Che era praticamente uno dei più importanti decision makers nell'industria sovietica, non tollerava le donne sul poligono, cioè a Baikonur, no? Sul sito di lancio. E è successa una storia quando lui ha visto qualche momento prima, non si può dire pochi secondi, insomma, qualche ora prima del lancio c'era una donna che controllava il funzionamento di un sistema, no? E lui ha detto: no, mandatela via. Le hanno spiegato: no, è un'esperta specialista mandata appositamente da Mosca per verificare il funzionamento di questo sistema. No, non c'è stato verso. La donna non doveva essere, secondo lui, portava sfortuna, no? Non doveva essere sul sito di lancio. Un altro momento interessante, e qua adesso fra poco devo chiudere.
un altro, diciamo, approccio particolare verso non tanto la figura di donna, quanto l'idea, no? L'idea della donna. A sinistra vedete questa foto, sono due navicelle spaziali sovietiche che stanno per eseguire il docking, no? L'aggancio nello spazio. Il trucco sta, cioè il momento importante sta nel sistema di docking, che come vedete è il sistema male-female. Nel 75, quando è nata l'idea del programma Soyuz Apollo e dovevano agganciarsi due navicelle, sovietica e americana, quindi Soyuz e Apollo, è nato un problema. Non potevano usare il sistema di docking male-female perché chi dovrebbe essere female, no, è una situazione subordinata, umiliante per lo Stato che manda nello spazio la navicella che doveva avere un ruolo passivo da donna. Perciò, e questo diciamo è stato pa fatto passo molto in avanti nella cosmonautica internazionale, le squadre di ingegneri spaziali sovietici e americani hanno lavorato insieme sulla produzione, sulla costruzione, sulla progettazione e costruzione di un sistema docking, lo vedete qua. Adesso mi viene androgeno, se non mi sbaglio, dove non c'è una navicella passiva e attiva, sono uguali, no? Che possono essere uno o l'altro, nello stesso tempo sia passivo che attivo. Vado avanti. Le donne ingegnere che lavoravano nell'industria spaziale sovietica non potevano andare nelle missioni straniere all'estero perché avevano paura di lasciarle andare, di lasciarle uscire dallo Stato, perché le donne, secondo le autorità, più facilmente potevano rimanere all'estero. Perciò erano tenute, quelle ingegnere, insomma, importanti per lo sviluppo della cosmonautica, erano tenute a casa per paura di perderle all'estero. Le interpreti e segretarie erano un po' più semplici, anche se proprio non. Ho visto anche che spesso le interpreti russe, le interpreti sovietiche, donne, non andavano raramente all'estero, si appoggiava sugli interpreti proposte dalla controparte, spesso francesi o americani. E finisco solo con questo esempio di tratta dall'esperienza di Savitskaya che non ha potuto studiare nell'istituto professionale di pilotaggio per diventare una pilota professionale, ricevendo quindi un'istruzione superiore, perché le donne non erano ammesse. Hanno cominciato a mettere le donne solo dall'83. E le prime 10 pilote, Savitskaya va dal direttore del programma e le chiede: allora come va? La prima esperienza, le donne pilote, e lui dice: basta così, capisci? Sono tutte durature. Io ho tradotto così in italiano, adesso le provo a spiegare. E lei non capisce cosa vuol dire, come mai durature. E il direttore del programma femminile dice: volano bene, sono disciplinati, non hanno assenze abusive, si laureano tutte quelle che vengono ammesse il primo anno, non come ragazze, quelle che hanno un grande abbandono. Non prenderemo troppe aviatrici, altrimenti se ne saranno troppe nell'aviazione. E questo è l'esempio dell'aereo supersonico, esattamente si chiama E-133, pilotato da Savitskaya, un aereo reattivo, e lei praticamente ha dovuto superare tantissime difficoltà per poter volare, allenarsi su questo aereo, perché istruttori rifiutavano a lavorare con una donna, non avendo esperienza, soprattutto avendo tanti pregiudizi nei confronti delle donne pilote. Chiudo con le conclusioni, quindi sostengo che la società sovietica, nonostante tutte queste conquiste che abbiamo avuto nello spazio con la Tereshkova e con Savitskaya, quasi 20 anni dopo, era molto resistente a dare spazio alla donna,
l'accesso alla donna alle professioni così prestigiose come ad esempio nei tempi sovietici lo era cosmonauta. Le donne anche nell'aviazione, nel settore aerospaziale, hanno sempre dovuto lottare per farsi strada. E non, non, se ce l'hanno fatta, non hanno lottato contro ingiustizie sociali, ma per diventare un'eccezione alla regola. Tuttavia, l'atteggiamento non accettiamo le donne andava d'accordo con la chiamata Komsomol sull'aereo e con il record di famose donne pilota sovietiche. Quando lo Stato ne aveva bisogno per il record mondiale, allora si ricordava delle donne e le richiamava. Questo, diciamo, questo leitmotiv, no, che si sente nelle memorie delle donne che hanno lottato per diventare cosmonaute e non sono riuscite a diventarlo. E quindi quando la patria aveva bisogno richiamava le donne e le donne rispondevano volentieri a questa chiamata. E chiudo con la citazione di Ponomariova, ripeto, la riserva di Tereshkova: gli uomini erano tutti assegnati per i prossimi voli e si sapeva che presto avrebbero volato tutti, ma non abbiamo trovato posto in nessuno dei programmi, anche in quelli che erano appena visibili all'orizzonte. Non eravamo percepite come esperte capaci di lavorare professionalmente, ma solo come candidate specifiche per stabilire il record. Ora che il primato è stato stabilito, intendeva Tereshkova, da tutte le parti sentivamo discutere sulla necessità o meno di un gruppo femminile. È stato doloroso rendermi conto della mia inutilità. E chiudo qui e ringrazio per la vostra attenzione. Senza perdere tempo, interrompo la condivisione. Passo la parola a Severian Diakonov, che ha una eccezionale geografia. Severian, just a moment, I'm seeking for a right paper. Severian was born in Norilsk. It's northern Russia, and he did his studies in St. Petersburg, Paris, Concordia University in Montreal, Canada. Right now, Severian is in his fourth year, PhD candidate year at the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva, Switzerland. Severian is working on Soviet public diplomacy in India during the Cold War. His research is supported by the Canadian Social Sciences and Humanities Research Council. Il suo articolo scritto in italiano, Lus in ricerca di attenzione, l'esportazione di film sovietici in India negli anni 50 e 60, will be published in Italian magazine Cinema and Story and Storia this year, History this year. The floor is yours. Hi, do you hear me well? Yeah, thank you. Thank you for having me and thank you for inviting me to this interesting conference. I actually should have thought about this topic before and I will explain why I actually didn't. So I'm working on Soviet public diplomacy in India during the Cold War from the 1950s to 1960s. Actually, the world looked very much different at that time than now. And for Soviets, it was like an optimistic period. Soviet Union won the Second World War. They controlled Eastern Europe. China became communist on itself in 1949. There were things happening in Korea and Vietnam. So the map was getting gradually red. And India was bordering China and became one of the most important battlegrounds between the United States and Soviet Union in terms of ideology, how to influence the Indian public opinion. India proclaimed non-alignment. The Americans, they called this as immoral in the 50s and they thought India to bring it on their side. But the Soviet Union actually embraced non-alignment as anti-imperialist progressive force and started to work with official Indian government instead of supporting the Communist Party of India that was the second in popularity in the country. From the 1950s, the Soviet Union engaged in an economic aid and started to create
large industrial complex in India. And by the end of 60s, there were about 100 industrial projects built with Soviet help. In 1962, Indian embassy issued about 4,000 visas for Soviet citizens that came to India to work in this industrial project. So the Soviet Union reformed their public diplomacy agencies to support this economic aid program worldwide. And they created program of cultural diplomacy, education exchange, book publishing, radio broadcasting, and visits of official delegations. Apart from economic development, Soviet Union claimed its global superiority in social progress as well, such as the realization of women's rights, first of all, for labor. This topic was in the forefront in Soviet Union in the 1920s. There are people that tell that during Stalin era, there was a reverse trend, but definitely by 1950s, many of the ideals of the 20s were revived. Like in 1955, abortions were again legalized in the Soviet Union. So the Third World became one of the most important recipients of Soviet ideological materials and Soviet influence. And the topic of women's rights became the important showcase for Soviets to show their model of the future. So in my work, I found the documents. First of all, I was working with professors that were sent from Soviet Union in 62, the first professors to Indian universities. And then when I'm looking at that, I see that there are, most of them are women. You take like a group of 12 people, 11 of them are women with one guy. And then I was working on the Soviet Red Cross and Red Crescent Society branch in Delhi. And I see the same thing. You get like per year, there are 12, 15 Soviet citizens working there, doctors, nurses, researchers. And you have one or two men and like more than 12 or 10 women. So I thought, was there it's kind of on purpose or why the Soviet Union made it this way? So actually it wasn't exactly on purpose, but it happened so. By the 1950s, the Soviet Union was proud to show that the USSR had women representing the majority in prestigious occupations, such as doctors, university professors, compared to the West. Just a second. You can see here, by 1970s, women represented 51% of all workers and services, 48% industrial workers. Women were 58% professionals with higher education degrees. 66% of doctors in the Soviet Union by the end of the 60s were women. And 74% were teachers were also women. So when the Soviets, they wanted to send teachers, professors to India, in the 60s, and doctors, they didn't have to think, okay, we will send women there specifically because we want to show how Soviet Union is more advanced than the United States on this topic. The actual reality of Soviet Union in the 60s was that women were majority in professions such as doctors. So they didn't have to specifically pick up women. They already had this, social capital to center. So I would say the Soviet ideology was the programmed Soviet Union back in the 1920s to create this situation that by 1950s, women were majority in many professions, where like in the West, there still were very minimal representation of women. So I based my research on documents from Russian archives, GARF, on cultural diplomacy agencies. And I have quite some documents that were from United States Information Service that was also present in India and had like 16 branches with almost 200 Americans working there. So this topic of Soviet influence in the Third World was quite developed in Western academia during the Cold War because of the Cold War context. But after the collapse of Soviet Union, all of this interest
basically stop. So only now we can see researchers working on this second world, third world interaction. And I wanted to show you two of them who are working right now. This is Julia Gradskova, who is at Stockholm University, and she's doing research heading to a book on international organization. This is the Women's International Democratic Federation that had headquarters in Sweden, but had very big following in the Soviet Union and in India. And another researcher is Christine Varga Harris at University of Illinois. She's working right now on the Committee of Soviet Women. This was the organization that was actually for propaganda on women's rights from Soviet Union toward foreign countries, where India was one of the central places to receive these materials. So what's interesting to show is that United States were really behind Soviet Union in the 50s on this topic. United States Information Service, the main propaganda agency in the States, they made like a survey conference to evaluate materials from Soviet Union and from the United States that were published for India with the participation of Indian scholars and American scholars. And there were 16 specialists. They read American and Soviet journals. The main Soviet journal for women's rights was Soviet Women, published by Soviet Women Committee. And when Americans read it, there is a quote from a specialist that the journal deals with problems with a woman's point of view. The emergence of women in India is a big political thing. The Soviets pay attention to it, the West doesn't. We have no appeal to a female audience. We've passed that the stage. So when the Soviet Union was trying to show that women should go to workforce, it was actual reality in the 50s. The American counter argument was that it was actually bad, that the Soviet Union was weak, had weak economy. They couldn't provide women with their kind of natural role of housewife being at home with children. There is a document from United States Information Service on evaluation of women's rights in the Soviet Union, and it starts that common theory and Soviet practice regard women as a source of labor to fulfill production plans rather than as human beings with family interests. So American ideal in the 50s was that a woman should stay at home with children, and the family values kind of are about that, whereas the Soviet idea was that women could be mothers at the same time they could have professional jobs. And that was the central kind of point of the famous kitchen debate between Khrushchev and Nixon in 1959 in Moscow, when there was an international exhibition. An American vice president was happy to show American exhibits on abundance of American appliances for household work. And it was like a ideal American suburbia house, showing that we in the States, we have such a sophisticated equipment to live easily at home. Where Khrushchev's counter argument was that it's not the point of the Soviet Union. Our point is that to make women be able to work, and the role of the state is to create affordable, free of charge daycare that to free women out of family cores. So yeah, about the space that the all of these Soviet ideals about women at work, it culminated in the Valentina Tereshkova's first flight in space, first woman in space, that was in 1963. So I imagine that the idea was, if we can send a woman to space, there is no limits for professional realization for women. They could do whatever job possible. Then after her flight to space, she became a public figure. And just a second, I want, this is a very funny thing.
This is from a cartoon from journal Crocodile. It was the main cartoon mocking political problems, to laugh about mid-level Soviet bureaucracy, about corruption and many other things. And this image, it was published in June 1963 after Tereshkova flight, where a girl, she is mocking her boyfriends, telling, "Ha, where is your superiority in space right now? So we girls are in space too." After the flight, Tereshkova became this public figure, and from 68 to 87, she was the head of the Soviet Women Committee that had large international ties with many countries. This image from Moscow with Indian students. And there's another image to counter American argument that actually she has a professional job and she's a mother at the same time. just a second. So in my case studies, when the Soviet professors, they came to India in 1962, it was a very specific year as well because of the Chinese-India border conflict. So on purpose, these professors were told not to say any propaganda, direct propaganda to students, but they didn't actually have to tell any specific propaganda, because like a simple question from Indian students to a professor, which were a Soviet doctor who was female, how did it happen that you became a professional, wouldn't go without explanation of Soviet, the communist revolution, Soviet realities of state-funded education, so, and promotion of women in this profession. So what, like any simple question from foreign audience to these women would eventually go to what was seen by Americans as Soviet propaganda. So when these professors were trying to send a message about Soviet Union, they would give materials from like on Iraqi student going to Moscow, or they would give materials about events happening in Cuba in 62. And then this way they would explain some of these ideals of Soviet modernization. So in the fall of 62, when the Soviet professors, they began their term, there was the border clash between communist China and India, and the Soviet Union already had split with Beijing, but still they were trying to restore relations, and they had a quite hesitant position not to criticize China too much. And this was very infuriating and frustrating to Indian public, and they were still seeing Soviet Union and China as one unified bloc. So there was quite some protest of Indian against Soviet presence, and this we see accounts of these professors at universities that people stopped talking to them at halls, they were not invited to events anymore, and things like that. And the committee of the Soviet Red Cross and Red Crescent Society was several times were told by Indian Health Ministry to move away from the capital, Delhi, to the south of India, but eventually it didn't happen. So in Moscow, they were thinking, but okay, we have these women sent to such a difficult country. There was a state of emergency during the war, and they were thinking maybe it's not a good idea to send women to this situation. But then there was a problem, but do we have actually enough men as doctors who speak English, as professors of Russian who speak English, to send them to foreign countries? And apparently they didn't have them. So I wanted to go to a very interesting film on that kind of talks about all of these topics at the same time. This is like a popularization of science. It's a film from Kulushantsev on space exploration. It was made in 1956, 57, exactly at the moment when Sputnik was launched. So the idea in the film is that we see the actual Sputnik there,
just a second, I'll show you. Yeah. Yeah. Yeah, so this is already kind of distant future from 1957. These are first astronauts sent to space. For the people of the time, it didn't happen yet. But first, how it's represented in the film, that there are three men sent to space, like the first cosmonauts. They go into space and then they talk about, show this, and after some time in the film, we see kind of distant future, 20 years from now, like 1970s imagined in 1950s. And we see a building of maybe International Space Station or something like that. Yeah, here they are building the space station. And then at some point we kind of, it's built and we can come and see what's inside of it. This is like a fake gravity trick. Like inside of the space station, because as it moves, there is gravity. First, we see a woman and non-European guy there. Then we come into a meteorological survey department in the station. And here we see the specialist on meteorological forecast. And you can see all of them are women, like every single. Then we go to biology. This is the TV on the station. Then there's a biology laboratory. It's also, you see two women working there. And then here only in the physics laboratory, you see a male scientist having a Zoom talk with Earth. Yeah, and then there is an astronomy laboratory too, where you see men. And this is not like the future they are talking about. This was already reality in the 50s when students went for subjects. It was already normal for women to go to medicine and biology, and men going to more prestigious math and physics departments. So for Soviet propaganda, there was a big advantage compared to Americans, not only in just sending materials, films, and kind of pushing with words for women's rights. It was already actual reality in Soviet Union to have that many women on the workforce by the 50s, and they were able to send them to foreign countries to show the superiority and the future model for other countries. So what was funny about myself, that I'm from the Soviet Union myself, when I was seeing these documents for the first time, I saw, okay, the professors of Russian going to India, okay, there are most of them women. Of course, I thought, yeah, there is no big deal. That's the female profession to be
teacher of Russian language or doctor sent to India. For me, it was no surprise at all. And like, if you come to Moscow and you can hear like someone saying, oh, my grandmother, she was an engineer. She went to work in the Aswan Dam in the 60s in Egypt. And like when you're a Russian, it's like very normal. But actually for American context, it was not normal at all in the 60s to have that many women as doctors sent somewhere abroad. So that's, I think I can finish here. Yeah, thank you very much. Grazie Severian, спасибо Severian. Credo che possiamo dare la parola alla nostra discussant, alla professoressa Virginie Baptista, che ha ascoltato le nostre relazioni, che ha letto anche i testi, che ci interessa molto, no? Il suo giudizio, anche perché la professoressa Baptista, lei si occupa proprio delle tematiche che abbiamo discusso oggi, cioè delle donne al lavoro e della protezione dei diritti delle donne lavoratrici in Portogallo. Infatti lei ha pubblicato un libro nel 2016, se ho tradotto bene in italiano, Protezione diritti delle donne lavoratrici in Portogallo 1880-1943. La professoressa Baptista è ricercatrice presso l'Università Nova di Lisbona, lavora alla facoltà di Social and Human Sciences e prego la parola alla nostra discussant. Grazie. Good afternoon. It's a pleasure to be with you. I'm very sorry for the problem of our colleague that can't be here. I think that is a very good articulation about your papers or your presentations about space, human, and different parts of human emancipation. I did a small summary of your presentations, and I have a question for each one. I must say that I learned a lot with you and with your presentations. The first from Elizabeth, the woman space work, body and sexuality. In second, post-World War uses film propaganda. I think it's very interesting the films that is that Elizabeth spoke, well-being, consumption, leisure, and work were the words of the campaign promoted by the United States Information Service, the USA's propaganda agency, to make propaganda films in support of a European recovery program, better known as the Marshall Plan. Also, the documents produced and disseminated all behalf at the United States or in the co-productions with Italia were mainly produced between 1948 and 1959. Also, the films use language of propaganda, but also didactic or informative aims, and were intended to highlight political, cultural, social, and artistic aspects of the United States traditions. Also, I think it's very interesting the theme, the analysis of the uses, the commentary, and shows that the short films allude to the achievement of the Marshall Plan rather than to the aid provided by the plan itself. In particular, Elizabeth spoke of the films produced between 1948 and 1953 that reflect the ideas of economic progress, perhaps already developed during the war. I have a question, Elizabeth. Can you speak about the narrative and iconographic structures to the construction of a gender history, especially at work, culture, family, and woman emancipation
related with film and space. And now with Olga, it's I learned about also Donna nello spazio sovietico. I think there are two great questions to try to understand why it was a Soviet woman, Valentina Tereshkova, who set second the records, I'm sorry, in space. And second, how came the Russian were the first to send a woman into space, and now they are so far behind with gender equality in space? Well, the important the statement that you said, I think of Pronomo Vera, we were brought up on the principle of equality and consider ourselves no worse than men. This was the leitmotiv of my education, and not only mine, of my generation. Favorite books from our childhood, films, songs, and general the whole atmosphere of life that time formed just a perception of the world. And other statement, as Svetlana Savitskaya says in 1930s, 1940s, no one could say that aviation was not a woman business. I like it very much. My question is, can you explain this interesting situation of education work of women in URS aviation? There was emancipation of women, or there was only exceptions to some women? And the last Severian, I learned also a lot, Cold War in 1960, India, Soviet female personnel of India, universities and at Soviet Red Cross and Red Crescent in Delhi. After the World War, the success of Soviet efforts in economic development and in scientific progress, especially in space race, set an example for newly independent countries of Asia and Africa. In the 1950s, there were from US, United States and URSS policies in the third world to prove the universality of their respective models of modernity. India stood out. URSS claimed global superiority in social progress, such as the realization of women's rights. There was a promotion from URSS of women's rights in the colonization countries to show modernity. American did not have the topic of female emancipation in 1950s. So there are different perspectives from URSS and the United States about women and emancipation. My question is, it's very interesting because United States have suffragists since the end of the 19th century. So can you explain, please, about this confront, URSS, United States, about women emancipation reflected in decolonization and space? Did you understand the questions? Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Allora, comincio io? Rispondiamo alle domande e poi raccogliamo se ci sono le domande dall'auditorio. Facciamo così almeno. Anche perché non abbiamo tanto tempo, vedo. Quindi io direi di essere telegrafici un po' anche nel... No? E non mi dovete scusare, perché dopo io e Virginia anche abbiamo un altro panel e quindi diventa stretto complicato. Allora, grazie Virginia, prima di tutto, obrigada. E che come ti argomento? Allora, prima di tutto vorrei dire che quello di cui ho parlato
Io ho parlato di una realtà americana, ma non è proprio una realtà americana, ovvero è la realtà, è l'immagine che l'America voleva mostrare di sé in Italia. Quindi è un po' differente da quello che realmente poi è la propaganda americana negli Stati statunitense negli Stati Uniti. Io mi sono trovata a confrontarmi un pochino anche sulla propaganda interna. Devo dire che ci sono profonde contraddizioni e non è così lineare come è stato il mio racconto, che in 20 minuti ovviamente le molte contraddizioni che si avvicendano non si possono magari mettere in luce così, in maniera così chiara. Senza dubbio la propaganda americana diretta all'Italia, ma anche in Europa, ho visto dei film diretti alla Francia piuttosto che al Portogallo, l'immagine femminile è quella che viene fuori, ovvero una donna, un aiutante. Ciò non toglie che negli anni 50, anche riallocciando all'ultima comunicazione, sì, vi sia un'attenzione da parte dell'United States come di modernizzazione, ovvero di ingresso delle donne aviatrici, anche nel secondo dopoguerra, nel panorama della tecnologizzazione e della modernizzazione del paese. Ovviamente sono giovani, sempre, non fanno carriera di solito, rimangono lì, non vedremo mai un ammiraglio o cose di questo genere, no. Occuperanno sempre i posti più bassi, no? Nella piramide del lavoro in determinati ambiti. Tutto questo arriva fino agli anni 60, che coincide un po' con le cose che ci ha detto Olga, ovvero un'apertura verso le cosmonaute, verso le addette ai lavori. Addette ai lavori, come sottolineava Olga, che comunque non era tutto così roseo, non era così tutto semplice, così tutto fantastico, cioè l'accesso delle donne a queste nuove professioni, a questo nuovo mondo, che io non definirei proprio professioni, definirei un mondo particolare, perché il mondo dello spazio è un mondo particolare. In America, quando passavano queste immagini, no? Soprattutto alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, erano viste con diffidenza, era un orgoglio per le donne, ma anche molto diffidenza o soprattutto dire, ma lei è altro. Ovvero non rispecchiavano le donne comuni, non rispecchiavano realmente le donne del popolo, rispecchiavano forse un desiderio, forse un futuro, forse una forma di emancipazione, ma le vedevano come altro. Potevano dare un modello, uno stile, infatti dopo vorrei fare una domanda a Olga, i capelli della Kondakova, quella bionda, erano bellissimi, cioè è proprio anni 80, meravigliosi. Quindi dal punto di vista americano, ecco, è sempre per la propaganda verso l'esterno, è sempre un tentare di tenere insieme modernità e tradizione. Per la propaganda interna, come vi ho detto, la donna e il ruolo della donna anche nella realtà, come donna forte, donna emancipata, donna che riesce ad occupare delle posizioni di rilievo in questo settore, sì, ci sono, ma viene avvertita come qualcosa di altro, qualcosa fuori dallo schema. Questo avviene anche nei film fantascientifici come nel Alien, che non è degli anni 70, ovviamente, insomma, si va avanti, con cui ebbe un bellissimo dibattito all'Università di Padova su delle visioni contrastanti, che io affermavo che comunque la protagonista era poverina, comunque schiacciata, e tutti mi dicevano no, ma aveva una forte personalità, era lei che comandava. Beh, anche lì bisogna vedere dei punti di vista, bisogna vedere la lettura dell'immagine. E passo la parola ai miei colleghi e vi ringrazio. Grazie Elisabetta e grazie a Virginia Battista per la domanda e soprattutto per questa sintesi che ha fatto delle nostre relazioni e del panel in generale. Rispondere, la sua domanda mi dà la possibilità magari di fare la sintesi alla mia relazione. Quindi lei chiede emancipazione o eccezione, cos'è stato, no? Il ruolo, la figura della donna cosmonauta nell'Unione Sovietica. Credo che sia stata entrambe, nel senso che, come ho detto, non si poneva la domanda sull'emancipazione sul femminismo come il movimento nell'Unione Sovietica, perché era dato di fatto che
avevamo già raggiunto la parità dei generi. Quindi le donne erano uguali agli uomini, quindi questa era la dimostrazione di questo fatto, il fatto che la donna volava nello spazio. Però, essendo comunque l'Unione Sovietica è un paese governata principalmente da un uomo, perché basta vedere la statistica, ci sono state solo due ministre donne, la Furtseva, ministra della cultura, e Jemčužna, adesso non mi ricordo la ministra di... Ministero del... comunque un ministero abbastanza secondario. E è un paese dominato dalle donne, dagli uomini. Quindi qualsiasi decisione toccava agli uomini, ed erano gli uomini a decidere il momento giusto, la situazione giusta, la donna giusta da promuovere e da far volare nello spazio. C'era la voglia da parte delle donne, c'era un forte anche bisogno, perché si sentivano pronte, si sentivano far parte di questo mondo dello spazio, mondo dell'aeronautica. Però c'era, come purtroppo un fenomeno che esiste ancora oggi, questo soffitto di vetro, no? Quando potevano arrivare fino a un certo punto, abbiamo visto che negli anni 90 potevano anche frequentare le scuole, l'istituto professionale per l'aviazione, pilotare gli aerei già negli anni 30, facevano i record mondiali, quindi potevano fare, però fino a un certo punto. Arrivare a diventare, non so, una cosmonauta a pari passo con gli uomini, no. Perché c'erano c'erano le preferenze, c'erano le paure per l'essere femminile, per tutte le caratteristiche, complicazioni, insomma, della donna, e soprattutto la paura per la performance, la paura di contare sulla donna. Quindi questa sfiducia nei confronti della donna che poteva rovinare tutto il bel piano del programma spaziale sovietico. Infatti Tereshkova, come dicevo, ci sono stati problemi, ha vomitato durante il volo, quando non ha fatto tutto quello che doveva fare, tutti i suoi compiti che doveva eseguire durante il volo. Dopo l'atterraggio subito aveva fame, ha cominciato a mangiare, mentre lei non doveva mangiare. Sono arrivati i contadini, hanno dato il latte e lei ha cominciato a bere latte. Infatti la foto che ha fatto vedere Siverian, si vede la bottiglia di latte. E quindi lei ha violato delle regole, ha violato delle istruzioni, insomma l'hanno vista come donna, tanto cosa vogliamo da lei. Però sempre errore, perché non tutte le donne sono così. E il primo, insomma, alla fine poi sì, le donne... Altre donne hanno dovuto, infatti Tereshkova non ha più fatto nessun altro volo, è rimasta nel sistema, nell'industria, ma non ha avuto un ruolo attivo, diciamo. Altre donne invece sì, volevano combattevano, scrivevano le leggi, cioè facevano tutto quello che potevano fare, ma arrivando sempre a un certo livello, no, perché no? E quindi emancipazione sì, ma fino a un certo punto, e per superare questo certo punto, eccezione di cui appunto ho parlato. Grazie. Passo la parola a Siviriano. Yeah, thank you for the question. It's actually true. In the States there were feminists too, and there was the suffragist movement. And it seems like during the Second World War there was a call from the state to engage women in labor. I didn't work on that specifically. I lived in Canada and know kind of their general culture and history, but not that much. So what was happening like during the war in Canada, there were bus drivers who were women. When you came to the bus, there was a woman at the wheel and they had a badge. And on the badge it was written, "I take a place of a man who went to war, and when he comes back, I come back to homeward." So there was also an idea that this was kind of shocking that there were so many women working in these professions. So it's temporarily, and probably maybe the state wanted to move it ahead after the war, but because of the war, it's very hard to explain why there was this reverse trend in North America. And in the 50s, there was this, I know there is a book on how suburbia during the Cold War, people were really afraid of
actual nuclear bombing of the United States, and kind of mothers were the security officers for the family who should have known the rules, what they should have been doing in case of an attack. So the mother was with the kids. It's not just only, you know, protect, just feeding them and all of that, but it's the protector at the eventual war that was coming. And in the 50s, we kind of forget that that was the actual reality. The people were, you know, in the First World War, when it started, people thought, okay, it will last like several months. Nobody thought it would last for 4 years. Then the Second World War happened. So for many people like Eisenhower, who served in both wars, that eventuality of actual Third World War, it was just, yeah, it can happen anytime. So maybe in the States, it influenced in a different way how they wanted to rule their country. And what happened after the 60s, that in the United States, this feminist movement began in the end of the 60s and in the 70s. And the word feminism in the Soviet Union, it was like something from 1910s. It was something old-fashioned, something from the suffrage era. It was like, we are not talking about, this is a bourgeois Western ideology. And they were criticizing Western feminists as corrupting the Marxist ideals, that Marx was not about that, that in the West they present a woman as the proletariat submissive person and the man who is the capitalist exploiter. And they, you know, skip the actual class struggle between the poor and the rich, where sex and it doesn't matter that much. So like, I see consistency in Soviet ideas about women's rights from the 50s until the end of the Soviet era. But in America, it was different. Like in the 60s, there was a very big reform, how they began engaging African-Americans in the administration of things like that. In American propaganda abroad, that they didn't want to have only white people coming to India and Africa to tell about American ideals. So I think maybe Soviet example by 1960s showed that Americans should do reforms as well. So it's very hard to explain. But for Americans to claim that and tell them, yeah, you kind of changed because of Soviet examples, they would be very unhappy, I think, because of the just nationalism and things like that. Yeah. I would, Thank you to all. Grazie, noi abbiamo 15 minuti. Se ci sono le domande, possiamo farle, possiamo rispondere. Appunto, abbiamo 15 minuti a disposizione. Posso? Poi faccio io, poi dopo i nostri spettatori, se vogliono, intervengo. Io volevo fare una domanda a te. Allora, una cosa ti volevo chiedere, quando tu mi dici donne, sì, le cosmonaute, poche, ma sarà anche perché temevano una promiscuità, ovvero negli anni 70 mettere una donna insieme ad altri uomini, una navicella spaziale non era così propriamente normale e consigliabile. E poi un'altra cosa, ovviamente per il pensiero di allora. E poi, bellissimo che ritorna il concetto che la donna rovina, ovvero la donna intralcia spesso le missioni, come Leslie Nielsen in Forbidden, che intralcia la missione, che combina sempre un guaio, sempre. E poi volevo sapere, questa è una mia curiosità, ma proprio una curiosità, non so se... so che hai avuto contatti con le cosmonauti, quindi magari gliel'hai chiesto. Per l'igiene personale, perché sembra una cosa stupida, ma parliamo di corpo, parliamo di tutto e poi non parliamo realmente dei problemi reali, no? Per esempio una donna durante il ciclo mestruale, come fanno? Non hanno privacy, non hanno... cioè, diventa difficile gestirsi in quelle situazioni, no? Come vengono gestite? Io penso che ci siano dei protocolli, ovviamente, però è una cosa che mi incuriosiva. Che sembra una cosa banale, ma nel mondo femminile non lo è.
No, veramente le domande che fai interessavano anche a me, quindi anche io mi sono incuriosita. Allora, per quanto riguarda la promiscuità, il volo, appunto, il secondo volo della donna nel Savitskaya, nell'Unione Sovietica, nell'82, e il terzo nell'84, lei è volata insieme alla squadra maschile ed erano in tre. Hanno 19 giorni, se non mi sbaglio, lei è rimasta in orbita, e in totale. Le voci giravano. Come puoi immaginare, le voci giravano. E poi siamo già negli anni 90, siamo vicini alla perestroica, insomma, non siamo più anni 60, no? Non c'è più questa rigidità morale, no? Anni 80 è già diverso. E comunque le voci, solo le voci. E, perché la donna sovietica è una persona seria, come gli uomini sovietici, quindi non si doveva neanche pensare chissà cosa. Sono andati a lavorare, 19 giorni di lavoro. Intralcia la missione, e appunto la Tereshkova, sì, è stato, però voglio dire, ci sono state anche le missioni fallite guidate dagli uomini. Non è che solo con la Tereshkova è andata così, anche gli uomini hanno fatto degli errori. Uno degli errori clamorosi è stato il primo docking non riuscito, perché il cosmonauta non ha capito il posizionamento della navicella rispetto alla stazione, e praticamente ha rovesciato, a rovescio è andato, no? Girato dall'altra parte. Allora è stato puramente criticato, ma non perché lui ha sbagliato perché è uomo. Lui ha sbagliato perché gli sono mancate le conoscenze durante l'addestramento, non hanno fatto attenzione. E invece se sbagliava la donna è perché la donna, questa è la differenza. E lo dice anche Savitskaya, se sbagliavi qualcosa durante il volo è perché la donna non deve volare, non perché per altri motivi, no? Quindi intralcio la missione, nei film sovietici sì, si vede molto, intendo i film dedicati allo spazio, c'è sempre la donna in mezzo, se ci sono i problemi c'è sempre la donna in mezzo, okay? Sì, quindi come nei film americani, qua siamo uguali. E igiene personale, allora, qua ti ho detto, è stata anche la mia curiosità personale, come fa la donna a passare mesi? Allora, non ho trovato le risposte proprio soddisfacenti al 100% alla mia curiosità. Quello che sono riuscita a capire è che oramai non ci sono i problemi. Con lo sviluppo della tecnologia, con questi shampoo, dico un esempio banale, lo shampoo in polvere, insomma la situazione si risolve anche per le donne. Per quanto riguarda la privacy, loro hanno comunque spazi che durante la notte, insomma, hanno questo mini spazio privato, no? Hanno una specie di tendine che possono chiudere, quindi non è una vita in acquario durante tutta la missione. Hanno i loro spazi molto ridotti, ma comunque è considerato questo bisogno di una persona, sia uomo che donna, di voler rimanere da sole, e quindi la possibilità di farlo. E invece, perché Tereshkova è andata solo per 3 giorni? Ho detto 3 giorni Tereshkova, lei è andata nel volo parallelo con Bukovsky, un altro cosmonauta, che è partito 2 giorni prima. Quindi era un volo così, in parallelo, per 3 giorni dovevano girare insieme, non attaccati, in 2 navicelle, però lui 5 giorni, lei 3. Un'altra cosa interessante è che, ad esempio, la donna, quando Tereshkova si preparava per il volo, quindi là, ripeto, non si sapeva nulla, non si sapeva come lo spazio poteva influenzare o agire sull'organismo femminile. Era la prima volta e non si sapeva molto. Prima di Tereshkova sono volati adesso 5 uomini, se non mi ricordo. E quindi la curiosità era, e l'organismo femminile come reagisce? E allora la donna aveva due cosmonaute di riserva. Se normalmente un cosmonauta aveva 1 di riserva, la donna 2, sì, perché si metteva talmente in dubbio la sua capacità, non solo fisica, ma anche mentale, ma anche il discorso di mestruazioni nel momento del lancio, quindi volevano essere proprio sicuri che quel giorno una donna volerà. E quindi lei ha volato 3 giorni, e là secondo me non c'erano poi tanti problemi, era poi da sola, in qualche modo hanno risolto. Poi 20 anni,
È lì che, secondo me, la medicina spaziale ha avuto dei problemi, dubbi più che altro, sulla radiazione, sulla permanenza prolungata della donna, perciò 20 anni. Quando hanno raggiunto una minima sicurezza, allora hanno lanciato Savitzky, altrimenti prima no. Un altro momento interessante è appunto la radiazione. Come la radiazione poteva influenzare l'organismo, che impatto aveva sull'organismo femminile, sulla sua riproduttività, no? Capacità riproduttiva. Anche lì le voci, però in realtà dopo che lei è tornata dallo spazio si sposa con un altro cosmonauta. Un'attesa del figlio o della figlia, non si sapeva. Che succede? Come sarà il figlio di due cosmonauti, di due persone, soprattutto della donna che è già volata nello spazio, e quindi tutti, no? come si dice, lampadine accese su di loro sulla nascita di questa bimba. Nata una bimba in salute, molto, insomma, sana, una bimba sana. E lì un'altra speranza, allora quindi un essere umano può tornare nello spazio ed avere le capacità produttive normalissime. Quindi anche un'altra prova. Però tutte queste domande, e si può anche capire, all'inizio dell'era dello spazio non si sa. Sì, hanno lanciato dei cani, hanno lanciato poi femmine, attenzione, femmine. E erano due cani femmine. Però un essere umano è sempre comunque stato una donna, è stata una cave, una specie di cave. Vabbè, chiudo qua perché sennò si può parlare. Ci sono altre domande? Sì, buonasera. Io, professor Murigana, buongiorno. Sì. Per la maestà di Padova è un piacere, vabbè, ascoltarvi, poi sono approcci molto interessanti. E avevo una domanda per lei, per la dottoressa Dubrovina, sul secondo lei che senso ha studiare questi aspetti, vabbè, siamo storici, però pensando anche all'oggi, no? Al poter suggerire delle piste di riflessione sull'oggi. Si pensa anche al nostro paese, abbiamo 7 astronauti che hanno volato, l'Italia, una è donna e il prossimo dovrebbe essere un altro uomo. Quindi, però oltre a questo penso anche a organizzazioni e associazioni importanti come l'Associazione Europea o quella internazionale delle donne nello spazio, il cui obiettivo è di far vedere che al di là del genere si deve cercare al merito. E allora chiudere, o meglio abbattere barriere e preconcetti. Poi sul discorso dell'Unione Sovietica è molto affascinante, io sono più per l'idea, ricordando anche tutto il battage pubblicitario seguito alle 3 squadriglie aeronautiche sovietiche da 586, 87, 88, delle donne, erano sì un elemento di propaganda, però erano anche così una spinta all'emancipazione. Infatti sarebbe molto importante, difficile, però cercare di capire, vedere l'evoluzione delle scienziate, però qui vabbè sto ragionando un po' a mente aperta, no? E poi sul discorso anche dell'Elisabetta è molto interessante la cosa sull'aeronautica. Quando il trasporto aereo nasce, il primo volo Parigi-Londra non vede una donna ma uno steward nel 1920, e le donne in realtà entreranno tardi in Europa come hostess, però quando entrano diventano degli strumenti formidabili di marketing. Basta pensare, c'è un bel volume sulle esposizioni di una mostra al Museo Caproni su tutte le uniformi delle hostess dell'Alitalia, a partire da quelle delle sorelle Fontana. Allora lì la donna sì è una vetrina, è un manchen, è legata a un'immagine che evolve con quella della società, però diventa davvero un elemento dirompente, un elemento del marketing in generale. Quindi è nel trasporto aereo dove l'immaginario collettivo, e mi fermo sulla promiscuità, vola alla grande, perché lì altro che voci su cosa poteva accadere a bordo degli aerei. C'è anche un bel libro di una hostess degli anni 80 su questo. Poi una piccola notazione,
nello spazio si spendono tantissimi soldi, alcuni di questi hanno dato vita al perfezionamento di una grande invenzione, quella del pannolone, che è stata utilizzata non solo nei primi voli da maschi e femmine, ma fino all'inizio degli anni 2000, quando per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale si dovevano fare più orbite e, diciamo, rimanere seduti. L'ultima notazione importante è quella sulle tute, no? Noi l'abbiamo visto, le tute sono come delle piccole astronavi. Quando l'ESA, non vorrei sbagliarmi, ma annunciò l'idea di avere più donne astronaute, subito si fece notare che, ahimè, non si avevano tutte queste tute per le donne. Quindi ci sono anche questi aspetti in cui l'idea, la propaganda, però poi deve seguire lo strumento. Comunque mi fermo qui e ringrazio. Grazie professore, sono osservazioni molto interessanti, ma sì, perché studiare? Perché anche per adesso, ad esempio, in Russia sta Roscosmos, si sta allenando una donna, finalmente dicono. I russi hanno, noi riusciamo a mandare nello spazio una donna. Bisogna anche sapere che sarebbe solo la quinta donna che volerebbe adesso nello spazio, mentre abbiamo visto gli americani sono riusciti a mandarne 46. Quindi anche sapendo tutti questi aspetti storici, culturali, anche di collaborazione, perché io ho incuriosita a leggere anche questo paragone, questo incontro di Stravinsky con le sue omologhi, insomma, colleghi americane, astronaute, lo scambio dell'esperienza. Torniamo sempre al nostro discorso di diplomazia, no? Diplomazia a livello delle cosmonaute, non astronaute, non solo a livello di ricerca di scienziati, non so, ingegneri, ma anche a questo livello delle donne che hanno avuto la stessa esperienza e la possono condividere. Quindi quello che serviamo noi è un po' promuovere questo discorso di collaborazione, di anche diplomazia, di spingere verso il dialogo, no? Che ultimamente va sempre meno, e in più ricordare che nella storia sono già stati i precedenti che forse ci insegnano qualche lezione. Siamo a 16:30. Io direi, se nessuno vuole aggiungere qualcosa, Elisabetta, Virginia e Severian. Ci fermiamo. Anch'io volevo ringraziare il professore, perché è vero, le sorelle Fontana hanno fatto miracoli, e già dal fascismo, quando facevano le divise delle visitatrici coloniali, lì partì un modelli su modelli, carta modelli, tutte le italiane volevano quella divisa, che poi era un vestitino da safari. Grazie a tutti, grazie, e spero di rivederci ancora, e grazie per i nostri ascoltatori e per le domande. Thank you everyone. Thank Arrivederci. Un abbraccio. Thank you.